Buongiorno amici, benvenuti o bentornati su Amore Imperfetto. Ma che cosa devo rispondergli? Che cosa devo dirgli quando torna da me, quando si ripresenta? Lo vediamo insieme dopo la sigla. La sigla non c'è, benvenuti su Amore Imperfetto, perché quest'oggi ho voluto omaggiarvi con un'alba e il rumore dell'oceano. Dunque ci tengo a precisare per tutti i miei follower e per chi non lo è, se non conosci Amore Imperfetto vai a sbirciare le playlist, riprendiamo potere e impariamo ad amarci, che io non sono in vacanza, che il fatto che voi mi vediate sempre in compagnia dell'oceano Atlantico è perché sto cercando di realizzare un progetto molto importante di cui forse vi informerò nei prossimi tempi, quindi continuate a seguirmi, grazie a tutte le persone che sono iscritte al canale, grazie a tutte le persone che guardano i miei video. Se avete piacere di farmi crescere, di aiutarmi a crescere, il vostro intervento è molto prezioso. Condividete uno dei miei video oppure fate iscrivere i vostri amici. Ovviamente lasciate il like e ditemi che cosa ne pensate, perché l'argomento di oggi è un argomento molto importante che io continuo a vedere, che continuano a chiedermi anche le persone che mi stanno vicine. Che cosa devo dirgli quando si ripresenta? Parliamo di quelle relazioni dove le persone a spot si rifanno vive e quando però stanno insieme a voi o voi vi frequentate, queste persone non danno una relazione nel senso che danno un contatto, danno magari una frequentazione. Io nei video precedenti le ho nominate le relazioni di cartone, perché se noi dovessimo pensare ad un materiale che tiene poco, che basta un po' d'acqua e diventa pasta frolla e che sicuramente non può essere utilizzato per costruire le fondamenta di nulla, parliamo del cartone appunto. Queste relazioni sono delle frequentazioni dove le persone vanno e vengono, si rendono disponibili principalmente quando vogliono loro e ai loro comodi. Per fare questo possono utilizzare varie scuse: lavoro, famiglia, paura delle relazioni, figli, eccetera. Sono varie. Ah, ma che cattiva Alessandra, i figli non sono una scusa. No, no. I figli sono sacri, non sono una scusa. Motivo per il quale chi riconosce questo valore, questa importanza, si organizza bene. Prima, molto prima, però sa che come essere umano avrà pure diritto ad avere un suo spazio e di conseguenza è tutto molto ben organizzato. Non improvvisato, non all'ultimo e non certo una persona usa i suoi figli, il suo lavoro, la sua salute, la sua paura emotiva o altro come scusa per tenere in caldo una persona. Perché sì, quello che fanno queste persone è proprio tenervi in caldo fino a che ci riescono. Perché che cosa succede? Che qualcuno di voi ogni tanto si sveglia e dice: secondo me non si sta comportando proprio bene. Poi magari parla con qualcuno, con un tecnico, con un professionista, inizia a vedere del materiale di qualità, dove bene o male si può spiegare come una persona si comporta bene rispetto a una persona che si comporta male. Questa si chiama informazione. E allora nella tua mente inizia a venire fuori un grillo parlante. Ora, visto che il tema del video non è come fai a renderti conto che ti prende per i fondelli, ma è cosa devo rispondergli quando torna, io vi voglio dare un altro spunto. Cosa deve dirti lui o lei quando torna? Il problema è questo, ragazzi, che voi aspettavate così tanto la ricomparsa di questa persona, perché a volte chiudersi nel silenzio, dire non la voglio più vedere, non mi sta trattando bene, può essere fatto anche come ripicca ed è normalissimo, perché ci mette in difficoltà essere trattati così. Quindi noi ci ritiriamo, a volte ci ritiriamo anche come forma di provocazione, per vedere se l'altro davanti alla nostra sparizione si comporta meglio. L'altro ricompare e voi, ve lo ripeto, che cosa vi domandate? Cosa gli devo dire? No, no, ve lo ripeto. Cosa vi deve dire lui? E cosa vi deve dire lei? Avete mai riflettuto su questo? Sei scomparso tu, ricompari, ok, cosa hai da dirmi? Oh, oh, mi sa che vi ho messo in difficoltà con questa domanda. Però riflettiamo sul meccanismo. Voi siete stati trattati in questo modo. Quindi voi dovreste avere, non dico una giustificazione, che potrebbe anche essere vista con questa accezione, ma almeno dammi una notizia valida da essere umano pensante che ha un cervello e probabilmente non ha un'educazione, e dammi un motivo anche solo perché io dovrei risponderti. Invece no, la prima cosa alla quale si pensa è una forma eventuale di strategia o di risposta piga, P-H-I-G-A, per fare bella figura, per fare quelli che
Non ci siamo, ragazzi, e vi dirò di più, c'è anche il livello superiore. Molti di voi accettano delle frasi e delle accuse per essere rimessi al loro posto, il posto del suddito che aspetta. Ah, non sei più quella di prima. Ah, ma io te l'avevo detto che ero così. Ah, ma fai sempre le solite domande. Ecco, vedi, se ricominci così, poi dopo io di nuovo mi sento in difficoltà. E voi gli credete. Potrei anche dirvi che questa si chiama manipolazione. Perché è chiaro che nel momento in cui io voglio riprendermi un oggetto, perché in questo caso forse un oggetto viene anche trattato meglio, ma se io voglio riprendermi quell'oggetto, io non posso dare a quell'oggetto lo spazio di dire il suo parere, soprattutto se il suo parere va contro il mio comportamento oggettivamente terribile. Quindi la prima cosa che io devo fare per riavere quello che volevo, cioè te disponibile come dico io, è rimetterti al tuo posto, facendoti credere che la mia precedente sparizione fosse in realtà colpa tua, del tuo comportamento, perché se tu fossi diversa, allora io potrei cosa? Quindi vorrei per l'ennesima volta, poi andatevi a vedere tutti i miei video perché parlano tanto di questa cosa, vorrei per l'ennesima volta mettere il focus sul fatto che una persona che fa leva sui vostri sentimenti, chiamiamole fissazioni, per lui o per lei, è una persona che vi sta manipolando. Vi sta manipolando, nessuno sparisce per più di 3 giorni, secondo me anche 2, se veramente vi vuole bene e vuole stare con voi. Quando torna è chiaro che deve dare la colpa a voi, se no la giustificazione dove sta? Ok? Quindi questa non solo è manipolazione, ma è anche una forma di meschinità. Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. È meschino utilizzare una persona che prova delle fissazioni emotive per te, perché ragazzi, sentimenti, io non me la sento, veramente non me la sento di usare questa parola. Poi c'è il livello superiore, che ci arriviamo ragazzi, c'è il livello superiore. Tu sei diversa, tu sei diverso, con te non è come con tutti gli altri. La ripetiamo la frase, con te non è come con gli altri. Quindi, quanti siamo? E sull'affermazione del siamo in tanti stendo un velo pietoso perché non voglio infierire. Tutti voi però mi chiedete, ma perché torna? Ma perché insiste? Alessandra ha continuato ad insistere, ha continuato a cercarmi. Io veramente, e io lo so che dietro a questa richiesta di informazioni, richiesta di un parere, affermazioni, voi vorreste che io tirassi fuori l'asso nella manica per voi dicendomi ha capito, è innamorato, innamorata, ci ha riflettuto e adesso è pronto ad accettare il tuo amore. Ma de che? De che? Vedete che quando tornano sono anche prepotenti perché semplicemente vogliono riprendersi quello che hanno avuto senza troppo impegno? E siccome loro sono coerenti, cioè hanno sempre dato poco e avuto quello che volevano in cambio, stanno riprovando ad avere quello. Quindi spesso, vi ricordo che tutti i casi sono diversi, non fatemelo ripetere tutte le volte che è stanco anche l'Oceano Atlantico, quindi loro insistono perché dicono dai, adesso avrà la luna storta, poi vedrai che riprende come prima. No, la seconda, dai, adesso fa un po' di resistenza, magari faccio un po' il carino, la carina, poi ricade comunque ai miei piedi. Quindi per riportare la cosa a pari, visto che non era pari questo rapporto, ma come spiego in tanti contenuti, come ho spiegato in Seduttivamente 1, fatevelo, lo trovate sul sito, come vedremo in maniera ancora più dettagliata il 25 di gennaio, Seduttivamente seconda edizione, trovi tutte le descrizioni e i contatti in info box. Tutte le relazioni sono costituite da delle dinamiche di potere, anche le relazioni sane, però in una percentuale più piccolina che è uno stimolo, ok? Quando parliamo di relazioni problematiche oppure tossiche, il potere ce l'ha uno e l'altro è soggiogato. E prima di chiudere, perché sennò questo video diventa infinito, è qui che si giocano tutte le carte della relazione. Ma non della relazione con questa persona, ragazzi, aprite bene le orecchie. Della relazione con voi stessi, perché se voi cedete a quel punto il feedback di ritorno del valore del sé che avrete verso di voi si inflaziona, perché questa persona è tornata, fa il solito gioco, anzi sono bastate 2 parole carine tramite messaggio, spesso neanche una cena, 2 parole carine che hanno fatto leva sul mio sogno, sulle mie aspettative che sono ancora lì fresche e io ci cado di nuovo, rimango delusa di nuovo e perciò avrò una percezione ancora peggiore di me stessa. Vi voglio ricordare che se una persona torna, potrebbe sempre essere, deve avere un progetto,
un obiettivo, un comportamento valido a lungo termine e pagare un prezzo che dovete stabilire voi e dovete mantenere il punto, ok? Perché se vi fate comprare con un messaggio, è finita. Ma non solo è finita perché questa persona farà esattamente di nuovo quello che vuole e capirà di avere ancora potere, e la prossima volta, quando vi tirerete indietro ancora, c'è il file di questa scenetta che voi dite basta, così non mi va bene, ma tanto poi tornate. E questo non solo abbassa il valore del sé, abbassa l'autostima e in maniera implicita e subliminale vi abitua ad accettare questo tipo di relazioni. Ecco perché poi voi dite di trovare solo persone di questo taglio, perché siccome ve le siete già fatte andare bene, in maniera inconscia diventa la vostra normalità. Pensateci bene, per favore, ci sarebbero infinite cose da dire, le vedremo a Seduttivamente seconda edizione il 25 gennaio 2025. Amatevi dal profondo, alla prossima.